Pantelleria, un 62enne arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della moglie. Marsala, due giovani denunciati dai carabinieri durante alcuni servizi di controllo del territorio. Coronavirus in Sicilia, vaccinati con la prima dose 7 cittadini su 10 nel Travanese e Benecalata Fimi. Mazzara torna a riunirsi il Consiglio Comunale per l'esame di 6 punti all'ordine del giorno. Calcio, esordio con sconfitta in Coppa e per la mazzarese Nino Vaccara vince lo Sciacca. Benvenuti al TG Vallo prima pagina, apriamo con la cronaca. Denunce e multe durante alcuni servizi di controllo del territorio eseguiti dai carabinieri di Marsala. I particolari nel servizio. Due persone denunciate e varie multe elevate, e questo è il bilancio di alcuni controlli eseguiti nel fine settimana appena trascorso dai carabinieri della compagnia di Marsala, con particolare riguardo al monitoraggio della movida nel centro storico, la circolazione stradale ed il rispetto delle normative anticontagio Covid-19. La denuncia è scattata per un giovane 19enne sorpreso, ubriaco, alla guida della propria autovettura. Un altro giovane marsalese di 20 anni è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico sottoposto a sequestro. Nel corso dei controlli sono state elevate sanzioni per guida senza patente e mancanza di copertura assicurativa con il sequestro di mezzi risultati non regolari alla circolazione. Nell'ambito dei controlli anti-Covid, sanzioni amministrative per assembramento e mancato uso di dispositivi di protezione individuale sono scattate per i clienti ed il personale impiegato in due bar del centro storico marsalese. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Trapani hanno tratto in arresto nel fine settimana appena trascorso, con l'accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, un 51enne trapanese. L'arresto dell'uomo è scattato durante un normale servizio di perlustrazione del territorio. I militari si sono accorti di alcune piante a foglia larga, assomigliate a piante di marijuana, all'interno di un recinto. Nel corso di una perquisizione all'interno sono state trovate 10 piante di marijuana, 2 piante di marijuana parzialmente essiccata, 2 cani pitbull. Il proprietario dell'abitazione è stato trovato in possesso di ulteriori 64 grammi di marijuana custodita all'interno di barattoli in vetro, 0,40 grammi di marijuana rinvenuta all'interno dell'auto e 3 bilancini di precisione. Tutto è stato sottoposto a sequestro, il 51enne invece è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida prevista per la giornata di oggi. Un arresto per maltrattamenti in famiglia è scattato a Pantelleria, il servizio. Ancora un arresto per maltrattamenti in famiglia eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Trapani. A Pantelleria i militari dell'arma dell'isola hanno arrestato un 62enne accusato di avere minacciato e aggredito la coniuge a seguito dell'ennesima lite. La donna, a seguito dei comportamenti violenti dell'uomo, ha deciso di presentare una denuncia ai militari dell'arma. Il 62enne da tempo minacciava, ingiuriava, agendo anche con violenza fisica nei confronti della vittima, generando nella consorte stati di ansia. Al culmine dell'ennesimo episodio, questa volta la donna ha chiamato subito i carabinieri, che giunti presso l'abitazione dei due hanno trovato l'uomo ubriaco che aggrediva e minacciava la vittima. Per il 62enne quindi è scattato l'arresto. L'autorità giudiziaria ha sottoposto l'uomo al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La Guardia Costiera di Mazzara sabato mattina ha soccorso un marittimo colto da malore a bordo di un peschereccio mazzarese mentre si trovava in pesca a circa 40 miglia dalla costa. Si tratta di un 51enne. A condurre le operazioni di soccorso la motovedetta 850, che ha raggiunto il peschereccio a circa 20 miglia, ha proceduto al trasbordo immediato del marittimo. A bordo della motovedetta della Guardia Costiera è intervenuto anche il personale medico del 118, che ha visitato il marittimo a bordo del peschereccio e lo ha stabilizzato durante il trasporto a terra.
L'uomo è stato poi trasportato con un'ambulanza presso l'ospedale Abele Aiello ed è arrivata a Mazara dalla Francia la donna che ha potuto riabbracciare i suoi tre figli sottratti pochi giorni addietro dall'ex compagno, un ricercato internazionale diretto verso la Tunisia e arrestato nella giornata di giovedì scorso dai carabinieri della compagnia mazarese. L'uomo stava cercando di scappare con un autobus. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Da oggi scattano le misure anti-Covid previste dalla zona gialla in Sicilia. La nostra isola infatti risulta essere la prima regione per numero di contagi e l'ultima per numero di vaccinazioni. Tra le misure previste l'obbligo della mascherina all'aperto, il divieto di assembramento, il rispetto del distanziamento e per quanto riguarda i ristoranti il limite di 4 persone al tavolo. Da oggi scattano ovviamente i controlli mentre si moltiplicano gli appelli alla vaccinazione ma anche alla prudenza nei comportamenti individuali, controlli che anche a Mazara vedranno impegnate squadre dei vigili urbani e delle forze dell'ordine chiamate a vigilare per strada ma anche all'interno di esercizi pubblici e commerciali. Ma per quanto riguarda la vaccinazione vediamo com'è la situazione in Sicilia. Il servizio in Sicilia il 70,88%, pari a 3 milioni di persone della popolazione residente, ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, mentre il 61,71%, oltre 2 milioni e 600 mila, risulta completamente immunizzato, secondo i dati elaborati dalla struttura regionale di monitoraggio della campagna vaccinale aggiornati al 26 agosto. In Sicilia si presenta una situazione a macchie di leopardo, con province maggiormente virtuose e altri in cui i cittadini manifestano maggiori resistenze. Nel Trapanese si registra il 63% di immunizzati che hanno completato il ciclo vaccinale, il 72,63% con almeno una dose. Sopra la soglia del 70% di popolazione che ha ricevuto la prima dose ci sono 173 comuni su 390. Il comune della provincia di Trapani più virtuoso sul fronte della vaccinazione anti-Covid è Cratafimi, dove ben l'80,66% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose. La maglia nera invece va a Pantelleria con appena il 58,96% dei cittadini con almeno una dose di vaccino ricevuta. Di seguito tutti i dati dei comuni del Trapanese relativi alla percentuale dei cittadini con almeno una dose. Calatafimi 80,66%, Partan 78,21%, Santa Ninfa 78,13%, Vita 78,1%, Gibellina 76,98%, Alcamo 76,4%, Favignana 75,73%, Busseto 75,66%, Mazara 72,72%, Marsala 72,6%, Salaparuta 72,48%, Salemi 70,44%, Erice 68,85%, Valdelice 68,65%, Castellammare 68,32%, Poggioreale 68,22%, Paceco 67,97%, Trapani 66,28%, Castelvetrano 65,49%, Cussonaci 62,14%, Petrosino 61,6%, San Vito 60,97%, Campobello 60,47%, Pantelleria 58,96%. Sempre nel Trapanese, per quanto riguarda il ciclo completo di vaccinati, anche in questo caso il comune più virtuoso è Calatafimi con il 75,47%, mentre la maglia nera va sempre a Pantelleria con appena il 49,1%, a Mazara il ciclo vaccinale è stato completato dal 62,25%.
Non si ferma la campagna vaccinale anti-Covid a Petrosino. Anche a settembre si terranno gli Open Day voluti dall'azienda sanitaria provinciale di Trapani in collaborazione con il Comune. Ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ci si potrà recare presso il poliambulatorio in via Cafiso senza prenotazione. I vaccini verranno somministrati dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20. L'iniziativa si rivolge a tutti i cittadini dai 12 anni di età in su. I minori dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori. Nel caso di assenza di uno dei genitori dovrà essere esibita al personale medico apposita delega di autorizzazione al vaccino e la fotocopia del documento di identità del genitore assente. Gli artisti mazzaresi Francesca De Santi ed Emanuele Lombardo realizzeranno un'opera scultorea che verrà collocata nel prospetto del Civic Center di via Vittorio Veneto a Mazara. L'opera propone il tracciato storico della via Francigena Mazarense e per la realizzazione dell'opera non sono previste spese a carico dell'amministrazione comunale che ha concesso il patrocinio gratuito. E per quanto riguarda la funzionalità del Civic Center, con proprio atto di indirizzo del 7 giugno scorso la Giunta Municipale ha stabilito che all'interno della struttura dovrà sorgere un laboratorio di innovazione urbana. Previsto inoltre l'avvio mediante affidamento a terzi tramite bando pubblico del caffè letterario che dovrà caratterizzarsi prevalentemente come un luogo di socializzazione deputato allo svolgimento di attività culturali e di intrattenimento idonei. Si riunisce oggi il Consiglio Comunale di Mazara per l'esame di 6 punti all'ordine del giorno. Il servizio. Torna a riunirsi oggi pomeriggio in seduta ordinaria il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo. Sono 6 i punti in trattazione, tra questi la revoca della delibera di Consiglio Comunale del 9 marzo 2010 relativa ad un piano di lottizzazione nella via Salemi ed ancora l'esame di un piano di lottizzazione per la realizzazione di un complesso edilizio composto da 2 lotti, di cui uno residenziale e l'altro commerciale, in un appezzamento di terreno tra la strada vicinale turca, la via Giovanni Falcone, la via Salemi e la via Francesca Morbillo. In trattazione inoltre un punto aggiuntivo relativo all'esame dello schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari o distrettuali, nonché autorizzazione alla stipula. All'esame dei consiglieri anche un ordine del giorno relativo a controllo e selezione dei cinghiali nel comune di Mazara del Vallo. Spazio verrà dato anche alle comunicazioni ed interrogazioni. La seduta si terrà presso l'aula consiliare 31 marzo 1946. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Si è giocata ieri pomeriggio presso lo stadio Nino Vaccara di Mazara la partita Mazarese-Sciacca valida per la Coppa Italia di eccellenza. Ha vinto la squadra ospite con il punteggio di 2-0. Sentiamo le interviste realizzate a fine gara. Siamo indietro rispetto agli altri, si vede in doggio. Però piano vogliamo far abituare anche i giovani a una categoria diversa da quelli che possono non giocare. Dobbiamo fare capire che questo è un campionato diverso, un campionato che è più esperto, di esperienza. Vabbè, ci sta, siamo indietro con la preparazione, ancora si vede che arriviamo sempre secondi sulla palla, quindi di conseguenza abbiamo molto ma molto lavoro e ancora dobbiamo completarci con qualche altra cosa. Sì, ovviamente a fine partita per ora i nostri pensieri vanno al ragazzo che si è fatto male, ancora non abbiamo notizie certe, speriamo non sia niente di troppo preoccupante. Per quanto riguarda invece il campo sono contento della prestazione. Anzi, peccato che non siamo riusciti a chiuderla con un vantaggio più ampio, perché poi è tutto ancora aperto per il ritorno.
Ed è un nuovo Marsala Calcio, quello che si sta approcciando sulla scena del campionato di Eccellenza Sicilia Girone A. La società, dopo 2 settimane di preparazione fisica condotta da mister Riccardo Abbenante, giunge al momento dei tesseramenti. Domani intanto si terrà a porte chiuse un allenamento congiunto e partitella con il Trapani Calcio in vista del primo appuntamento di Coppa Italia del 5 settembre contro il Mazzara. Sentiamo una dichiarazione di mister Abbenante. Con un gruppo giovanissimo, quasi tutti quelli dello scorso anno che hanno portato a termine il girone play, come si chiamava, il girone finale dell'eccellenza, quindi molti ragazzini. Adesso da qualche giorno si è aggregato qualche altro un pochettino più grande, comunque rimane una squadra giovanissima, perché parliamo sempre di gente che non supera il 97-96, quindi molto molto giovane. Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché sapevo e so che la preparazione è un po' pesante, ma non c'è stato nessuno che ha abbandonato o ha cercato di abbandonare, quindi hanno fatto un grande lavoro, tante volte non rispettando i tempi, ma non era la cosa che mi interessava soltanto che il lavoro fosse portato a compimento, e l'hanno fatto egregiamente, quindi posso dire solo grazie a questi ragazzi. Il nostro ritardo è stato, sai benissimo che ci sono stati problemi per quanto riguarda il portare il titolo da un'altra città qui, quindi ne abbiamo perso un po' di tempo su quella situazione. Molti giocatori già erano accasati ad altre parti, ci sono squadre come il Mazzara che sono partiti già da 1 mese e mezzo, quindi che stanno facendo, sono partiti con i tempi giusti, ecco. So di alcune compagini che si sono attrezzate benissimo, tipo il Misilmeri, comunque la Nissa, la Mazzarese, il Mazzara, comunque sono squadre importanti, piazze importanti, e quindi so che non sarà facile. La nostra, come ripeto, è una squadra molto giovane, una squadra che ha bisogno comunque di qualche innesto, non dico di come esperienza, ma proprio come qualità. Ecco, a me serve, io penso che l'esperienza sia importante, ma la qualità è molto più importante dell'esperienza, quindi cercheremo di puntellare la squadra dove serve. Hai proprio accennato al Mazzara e sarà la prossima partita il giorno 5 di settembre alle 3:30. Credo si giocherà al Comunale di Paceco. Cosa ti aspetti se il gruppo dovesse rimanere questo? Cosa ti aspetti dal punto di vista, certo, del risultato lo vedremo quel giorno, ma dell'impegno e dell'approccio alla partita, che è molto più importante per adesso? Ma il problema non è cosa mi aspetto. Io so benissimo che i ragazzi, anche durante gli allenamenti, si ammazzano per fare quello che voglio io, cercano di capire, cercano, che non è facile, ma il problema non è adesso, il problema è perché tante volte si lavora in maniera sbagliata negli anni, quindi realmente vengono chieste delle cose che per loro sono novità e quindi fanno un po' di fatica su queste situazioni, però so che daranno tutto, spero nei tesseramenti, perché comunque abbiamo qualche giocatore di fuori e spero che i tesseramenti vengano fatti tutti quanti in tempo. Se questo non è possibile, vuol dire che andremo a giocare con i ragazzini, quindi vedremo poi quello che succederà. E siamo arrivati al termine e vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.